Alla Magic Teacher Saras Academy ci poniamo pochi semplici ma importanti obiettivi. Tra questi l'autonomia. L'autonomia del bambino che comincia fin dal primo momento in cui viene accolto nella nostra accademia. L'adulto quindi non si sostituisce mai al bambino. Un altro importante obiettivo è quello del rispetto dei suoi tempi. Noi in maniera più assoluta prestiamo ascolto alle sue emozioni e gli diamo il tempo di maturare rispetto a quelle che sono, diciamo, le sue abilità. La routine avviene in un contesto bilingue, in italiano e in inglese, essendo la nostra accademia una scuola bilingue che acquisisce ormai da 5 anni il metodo Hocus and Lotus. I bambini quindi vengono messi costantemente a contatto con una seconda lingua, perché riteniamo che il bilinguismo comincia fin da piccoli, è testato scientificamente, e questo poi viene portato anche all'interno delle famiglie. Altro importante, diciamo, obiettivo che ci poniamo è quello della importanza dell'esperienza reale, l'esperienza concreta. Diciamo che solo così si può arrivare poi all'astrazione. Infine, importantissimo, è il concetto delle emozioni e della libertà di pensiero. Noi cerchiamo di insegnare ai nostri bambini il concetto della libertà, cerchiamo di insegnare loro a pensare e a sentirsi liberi di accettare tutte le realtà possibili, a sentirsi liberi di esprimersi, di agire, di pensare, sempre però in un contesto di regole rispettate e condivise da tutti. Strettamente legato al concetto delle emozioni è proprio il metodo psicolinguistico che noi acquisiamo, Hocus and Lotus. Hocus and Lotus è un metodo sviluppato e studiato dalla professoressa Traute Teschner della Sapienza di Roma ed è l'unico metodo capace di insegnare l'inglese e un'altra lingua straniera a bambini in età di nido, infanzia e primaria. È un metodo testato scientificamente che si pone come obiettivo l'insegnamento dell'inglese ai bambini in un contesto principalmente di affetto. I bambini attraverso la mimica, il canto, la narrazione, quindi lo storytelling in cerchio, quindi in un contesto totalmente inclusivo, imparano una nuova lingua in armonia, allegria e condivisione. Always together we play. Let's go win, let's go win, in the world of magic. Let's go win, let's go win, in the world of magic.
Maria Montessori ci insegna, per insegnare bisogna emozionare ed è questa la base proprio fondante del nostro metodo di insegnamento. Insegnare emozionando e capendo e ascoltando le emozioni dei nostri bambini. In the world of math.